Buongiorno a tutti dalla Biblioteca Lazzarini. Io sono Davide e oggi vedremo come consultare la banca dati del Corriere della Sera. Per prima cosa ci loghiamo nella pagina di Media Library. Qui nel campo tipologie troviamo banche dati e l'unico risultato è l'archivio Pro del Corriere. Ci dice che l'archivio ci consente di accedere a oltre 140 anni di notizie a partire dal 5 marzo 1876. Possiamo effettuare ricerche, scaricare i PDF e sfogliare invece l'edizione, originale, ovvero proprio con tutte le pagine, non soltanto il testo degli articoli. Cliccando su Consulta si apre la pagina di ricerca dell'archivio del Corriere. Fate una ricerca. Diciamo che voglio cercare qualcosa sulla morte di Montale, Eugenio Montale. Vedete che questi elementi che ci suggerisce sono elementi che lui ha indicizzato. Clicco su Cerca e comincio a rimuginare. In questo caso è andato abbastanza veloce, ma dovete considerare che lui va a cercare in più di 8 milioni di articoli, quindi a volte si incanta, diciamo. Clicchiamo per esempio sull'articolo della candidatura di Montale al premio Nobel e vediamo che ci evidenzia le parole che abbiamo cercato, ci zoom direttamente nell'articolo che ci interessa e noi poi possiamo scorrere e leggercelo nel suo contesto originale. È importante questa cosa perché magari, per un caso fortuito, nella stessa pagina c'è qualche cosa che in maniera molto serendipica ci interessa. L'incontro delle gemelle italiane, la Raffaella Michelangelo a Nuova York, cose di cui non si conosce magari niente nella storia così minuta delle, che ne so, navi transatlantiche che facevano la spola. E è un input in più che ci viene dato nel nostro spulciare un pochino la storia, dell'Italia. Torniamo al campo della ricerca. Basta cliccare sulla A qui in alto oppure sulla X da quest'altro lato. Sulla X ci fa ritornare i risultati, mentre invece cliccando qui in alto su A di archivio ci riporta sempre alla pagina di ricerca. Rimane, vedete, l'ultima ricerca fatta. In fondo c'è il tasto per cancellare tutto. Oltre alla ricerca libera, possiamo ricercare, come vedete, nei gruppi di testate, ci fa specificare che tipo di ordinamento vogliamo, se per rilevanza o se per data crescente o meno. Ci chiede dove vogliamo cercare quel testo che gli scriviamo lì sopra, se nel testo, se nel sommario, ma queste sono cose molto specifiche. Addirittura ci chiede in che pagina vogliamo cercarlo. Qua si tratta forse di cose molto specifiche, per esempio stiamo cercando esattamente quell'articolo. Se invece si vuole fare una ricerca un po' più, diciamo, curiosa, possiamo dargli dei limiti di data, vedete che parte dal 5 marzo del 76, dell'876, e possiamo dirgli in che edizione cercarlo. Se lo cerchiamo addirittura forse soltanto nei supplementi, oppure se cerchiamo per esempio un articolo di un autore impreciso. Io sono abbastanza appassionato dei reportage di Barzini, per esempio. Cerco Barzini Luigi e clicco su Cerca. E vedete che mi dà una serie di risultati che partono circa dal 1900. Possiamo darglielo come filtro qui in alto. Se io gli dico meno recente, mi farà vedere più in alto il primo risultato che trova. 1901. In quel periodo Barzini era andato in Argentina per fare un reportage sugli immigrati italiani, per esempio. Quindi, cliccando su il primo risultato, ci dà tra le notizie recentissime un telegramma di Barzini che informa della situazione a Buenos Aires. Una volta che sono all'interno di questa ricerca, posso ulteriormente filtrare con questa serie di menu e filtri a sinistra. Per esempio,
Barzini ha fatto anche il ride Pechino-Parigi. Vediamo se con la parola ride viene fuori qualcosa. Vedete, tra i primi risultati non esce fuori il ride Pechino-Parigi, ma invece un ride della cavalleria nella guerra russo-giapponese. Ugualmente interessante perché è uno di quegli argomenti di cui si sa così poco a livello storico, nel senso che non si studia a scuola. E in questo caso i nemici a contatto in Manciuria, prossimi orrori. Anche in questo caso possiamo uscire dall'articolo in senso lato, nel senso che togliamo lo zoom e vediamo il contesto globale della pagina di quel giorno lì. Un'altra cosa che si può fare nella ricerca, sempre ricordando di cancellare tutti i filtri messi in precedenza, possiamo cercare per località, e per esempio vedete Prato Po Toscana è stato indicizzato, così come tutti gli altri posti, per distinguerlo da una ricerca fatta invece per parola. Quindi se io cerco Firenze, per esempio, in alto qua, mi troverà tutte le incidenze di Firenze negli articoli, negli 8 milioni di articoli. Ma se cerco Firenze Fi Toscana con il codice del comune, in questo campo della località, mi dà soltanto i risultati che sono pertinenti a Firenze come località. Clicco su cerca e mi dà effettivamente dei risultati che sono pertinenti alla città di Firenze. Nell'altro caso mi avrebbe trovato anche, che ne so, il meteo, oppure un articolo in cui viene citata Firenze come città e non come luogo del fatto avvenuto. Un'altra cosa che possiamo fare, sempre ricordando di cancellare i filtri, potete farlo come vedete dalla X accanto al filtro oppure da cancella tutti i filtri. Ci sono i personaggi, posso cercare Aldo Moro per esempio. Cliccate sempre sul risultato che vi dà della menu a tendina, perché se scrivete Aldo Moro e basta, è possibile che lui non l'abbia indicizzato in quella maniera lì. Infatti vedete, come Aldo Moro non c'è nessun risultato. Come Moro, Aldo, invece sì. Quindi bisogna fidarsi di quello che viene fuori nel menu a tendina. Quindi ora cerchiamo Aldo Moro come protagonista di una notizia. Quindi, mentre in questo campo cerchiamo l'autore dell'articolo, che può essere comunque un personaggio, per come Montale, magari c'è un articolo su Montale, oppure c'è un articolo a firma di Montale. Sul Corriere della Sera ha scritto chiunque dei grandi personaggi della storia italiana. Quindi, se cerco come personaggio, verrà fuori la notizia, per esempio, il disegno di legge sui fitti e le nuove tasse automobilistiche. Moro rieletto presidente della DC. Vedete, anche in questo caso si va dal micro, nel senso quello che accade nella nostra politica nazionale, oppure a livello più globale, quel giorno lì c'è stato un compromesso all'ONU tra la Cina di Mao e Taiwan, per esempio. Torniamo ancora una volta alla ricerca e questi ultimi due filtri possono essere utilizzati per cercare o organizzazioni, nel senso per esempio appunto l'ONU, oppure anche per dire Facebook o addirittura associazioni commerciali come di prodotti, come North Face, che è quella che fai gli zaini. Insomma, hanno indicizzato tutte le organizzazioni che compaiono nei loro articoli e anche l'argomento. Per esempio, giovani, giustizia. Ho fatto prima una prova che mi sembra interessante e calzante. Proviamo a cercare l'argomento privacy. Lo cerchiamo, ci dà i risultati e poi lo combiniamo con l'organizzazione Facebook, per esempio. Vedete, questo è un filtro, ho aggiunto Facebook, posso anche fare la ricerca privacy come argomento e Google come istituzione o Microsoft o quello che vogliamo. Vado in basso, clicco su conferma
e mi dà un articolo del 2008, quindi ormai abbastanza superato, ma comunque interessante per il tempo, l'occhio lungo di Facebook e Co. Quando più di 10 anni fa già ci si cominciava a preoccupare della registrazione dei dati personali. Un'ultima cosa che mi interessava farvi vedere sono i percorsi tematici che propone il Corriere. Li trovate cliccando sulle tre lineette in alto e cliccando su percorsi tematici. Sono delle raccolte di informazioni, di articoli scritti su questi personaggi o da questi personaggi, selezionati da loro. E vedete, c'è Fabrizio D'Entrée a 20 anni dalla morte, una retrospettiva sul mostro di Firenze, le rivolte per i diritti dei neri negli Stati Uniti. C'è anche, per esempio, c'è anche una su Malaparte, Curzio Malaparte, un avventuriero in via Solferino. Tratta la storia del personaggio legato a Prato, l'arrivo al Corriere, gli articoli e, molto interessante, in fondo c'è una cronistoria di tutti i pezzi che ha scritto per il Corriere. Quindi, banalmente, cliccando, vedete la cronologia prosegue, cliccando su o l'immagine o sull'occhietto, entriamo nell'articolo e lo possiamo appunto leggere, come facevamo per gli altri. Bene, direi che è tutto. Ricordate che per qualsiasi dubbio o domanda potete scriverci e a me non resta che augurarvi buona giornata. Ciao!